Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Senza bavaglio, oggi ci occupiamo di Pinocchio Renzi, Pinocchio Renzi il fuggitivo. Questo signore, perché ora è un semplice cittadino, visto che non è più eh, Premier, grazie a Dio, e speriamo che non lo sia mai più per il resto delle, della sua esistenza e per il bene degli italiani, è segretario dimissionario del, del, del PD. E questo signore da semplice cittadino nella giornata del primo marzo lascia la Locride in cui, era, in cui stava facendo il suo tour e si presenta a Taranto. È così di nascosto, quasi furtivamente potremmo dire, tra virgolette. Si incontra con il vice ministro Bellanova, si incontra con delle dele delegazioni di CGL, CISL, di eh, FIM, FIOM e Wilm eh, per parlare appunto delle problematiche dell'ILVA. <coughs> ma se ne è sempre fregato dell'ILVA quando era, anzi se ne è sempre fregato di Taranto quando era premier, ma lui si occupava a fare i decreti salva ILVA, ora vuole. Vuole farsi campagna elettorale e vuole incontrare così i sindacati, chi appunto eh, è impegnato con le problematiche dell'ILVA. Ma tante chiacchiere quelle di Renzi, ma la cosa più grave è che non ha avuto le palle, passatemi l'espressione, di presentarsi in città di annunciare la sua presenza e di confrontarsi pubblicamente con la cittadinanza. Questo è venuto così, eh, quasi, ripeto, furtivamente, nascosto, senza farsi vedere da nessuno. Ha incontrato chi doveva incontrare e poi si è saputo che Renzi era a Taranto. Sinceramente, che Renzi sia venuto a Taranto, a me e ai cittadini di Taranto, non frega proprio niente. Ha fatto anche discriminazioni per quanto riguarda gli incontri sindacali perché nel momento in cui si incontrano le delegazioni di FIM, FIOM e WILM, mi domando per quale motivo non si è incontrato anche per esempio con l'USB, che è la seconda forza rappresentativa in ILVA, ma a Renzi piace vincere facile, a Renzi piacciono gli yes men asserviti. È venuto a Taranto? Ho annotato e si è parlato di tante favole, quante puttanate politicamente parlando, hai detto caro Renzi. Ha auspicato rilievi mirati al riconoscimento del danno sanitario in linea con i nuovi piani ambientali. Ha, si è occupato dell'applicazione in toto dell'AIA, eh, rielaborata e in versione migliorativa. Eh, si è occupato, ha discusso con il Vice Ministro e con i sindacati del, di analisi di percorsi relativi alle bonifiche di amianto e soprattutto ai possibili riflessi a beneficio dei dipendenti. Si è occupato della garanzia dei livelli occupazionali e degli ammortizzatori sociali durante il fermo degli impianti. Ha auspicato altresì, insieme ai sindacati compiacenti con lui, che le nuove cordate che dovrebbero rilevare l'Ilva dovrebbero, per così dire, aprirsi alla città. Caro Renzi, Pinocchio Renzi, politicamente parlando, perché invece di venire così? Furtivamente, di nascosto, non sei andato in una struttura ospedaliera, non si è andato al Moscati, non si è andato a incontrare i malati di cancro, i medici, gli operatori sanitari, i bambini che buttano il sangue con una percentuale di morte, lo dicono i dati, di tumori infantili con un più 30% rispetto alla media nazionale. Renzi è venuto a fare la scampagnata dalla Locride a Taranto. E poi sapete cosa ha fatto? Se n'è andato a Bari, a Bari ed è andato a farsi una partita di calcetto con De Caro. Questo è il Renzi molto simile a quel giovanotto con quegli occhiali un po' curiosi quando partecipò alla ruota della fortuna. La fortuna sua e la sfortuna nostra di averlo avuto Premier e speriamo di non averlo più come Premier, perché questo significa calpestare i Tarantini, ma d'altronde lui aveva la coda di paglia, lui non aveva il coraggio, lui non aveva politicamente parlando le palle, gli attributi di dire io mi incontro con la città, non ha avuto il coraggio di farlo, si è nascosto a tal punto che quella visita lascia il tempo che trova, perché sembra proprio qualcosa di privato. E, e anche voi signora, signori della FIM, Fiom e Wilm che vi siete piegati, che avete accettato questo incontro di nascosto. Senza bavaglio siamo e sono di fronte a tutti, anche di fronte a Pinocchio Renzi. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.